Il Medioevo in scena a Mottola con lo spettacolo di Thomas Becket di 1170, un evento organizzato in collaborazione con la Regione Puglia e Puglia Promozione, nel quale rivivono la vita, le arti e le feste dell'anno 1000 in onore del santo patrono che fu arcivescovo di Canterbury. Ho voluto dare il buon esempio, quindi da primo cittadino non potevo esimermi da raccogliere l'invito che mi è stato rivolto a partecipare attivamente a questo corteo che si è snodato per le vie del nostro centro cittadino e che ha calamitato l'attenzione di tantissima gente che grazie anche alle temperature favorevoli diciamo che ha affollato le strade e le vie del nostro paese. Anche quest'anno la direzione artistica è firmata dal regista e attore Antonio Minelli, che in oltre 30 anni di attività ha prodotto e diretto più di un centinaio di opere teatrali, organizzato ed ideato festival, rievocazioni storiche ed eventi in Italia e all'estero. Mottola, devo dire che ha fatto una scelta molto, molto, molto contemporanea, perché ha messo insieme, ha deciso di mettere insieme cultura, arte, tecnologie, fede. L'evento più atteso, la rappresentazione di Assassinio in cattedrale su testo di Thomas Eliot, un grande palco posizionato nella piazza principale con attori, suoni e giochi di luce di grandissimo impatto emotivo. Thomas Becket è un'avventura che da 30 anni ci fa vivere emozioni forti. Era nel 1992 quando abbiamo iniziato questo percorso, siamo a 30 anni. Il progetto Thomas Becket AD 1170 è vincitore del bando per le rievocazioni storiche del Ministero della Cultura ed è a cura dell'associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket con il comune di Mottola.